Quando guardiamo il mare, le barche, ci vengono in mente le vacanze, il divertimento, ma oggi voglio portare l'attenzione su un altro aspetto, la sicurezza. La legge ci obbliga a portare a bordo determinate dotazioni. Se ci pensiamo bene, è un modo per educarci, per ricordarci che in mare occorre prudenza e che il rispetto delle regole è fondamentale per il nostro bene. Voglio lanciare una provocazione. Se ci fosse uno strumento di sicurezza molto utile, ma non obbligatorio, lo acquistereste? Aspettate, non rispondete. Prima lo mettiamo in azione. Lo attiviamo, lo lanciamo in acqua e lo telecomandiamo verso la persona che ha bisogno di aiuto. Stiamo facendo questa prova in uno specchio acqueo protetto per ragioni di ripresa, ma dovete immaginare il mare mosso e pensare quanta prudenza occorra per avvicinarsi con una barca a un naufrago. Oppure immaginate una persona che lotta tra le onde vicino agli scogli, dove sarebbe pericoloso avvicinarsi con una barca. Questo prodotto si chiama USAFE ed è costruito da Noras Group, una società portoghese con 20 anni di esperienza. È un robot acquatico con doppia propulsione elettrica alimentato da batterie ricaricabili. È alto 96 cm, pesa 13,7 kg e può trasportare 4 persone. Funziona indipendentemente dal lato in cui è immerso. Raggiunge una velocità di 8 nodi e l'autonomia di 3,2 miglia. Viene telecontrollato con un comando joystick facile, intuitivo e impermeabile. È stato brevettato in 71 paesi nel mondo e in Italia è distribuito da Versilia Marine Service.